Parto con Maurizio Randazzo nel mentre vediamo le immagini della premiazione con questa gara, questa giornata e con un grande campione come Luigi Samene che è ancora lì sul podio a giocarsi tutto, a far vedere che 19 podi in Coppa del Mondo sono qualcosa di non banale, non scontato. Beh, Gigi ha vinto la medaglia d'argento alle ultime Olimpiadi, quindi bisogna solo togliersi il cappello davanti all'atletico di questa portata e di questa bravura. È un trascinatore di tutta la squadra di Sciabola, quindi è sicuramente un punto di riferimento e un atleta sul quale la federazione punta per le prossime Olimpiadi. Ho visto tirare qui effettivamente il giovane americano, sì, gli ha dato un po' di... io ho visto vincere i mondiali giovani l'anno scorso questo ragazzo, quindi sta crescendo, stanno venendo fuori anche gli americani e dobbiamo lottare un po' con tutti, però il fatto che Gigi sia lì a contendersi la vittoria a Luxardo credo che sia indice del fatto che la federazione italiana è sempre pronta e sempre ai vertici della scherma internazionale. Qualche settimana fa Maurizio ha assistito in trasferta a Barcellona alla qualificazione della squadra di spada femminile. Sono ad oggi 4 su 6 le armi italiane qualificate per i giochi olimpici. Sono in corsa le due squadre di sciabola. Domani l'Italia e la sciabola maschile si gioca un qualcosa di importante perché è la penultima tappa di qualifica. Sì, anche le ragazze ad Atene, come hai detto tu giustamente, si contenderanno queste posizioni e questi posti che sono messi a disposizione dal CIO per le Olimpiadi. Siamo fiduciosi sia in un senso che nell'altro. Il fatto che Gigi sia arrivato secondo testimonia come i ragazzi siano pronti e si siano allenati. È ovvio che non possono arrivare tutti in finale, però la squadra c'è, sia dal punto di vista della squadra femminile sia dal punto di vista della squadra maschile di sciabola. Quindi incrociamo le dita e speriamo che i risultati siano simili a quelli delle ragazze di Barcellona che tu hai citato, che poi non è che si sono qualificate punto, si sono qualificate vincendo alla grande la gara dalla porta principale. Luca, prima di lasciare Maurizio. Maurizio, hai un background di spada, hai vissuto per la tua carriera nella spada. Quali sono le emozioni che ti porta seguire gli assalti di sciabola? Perché sono emozioni diverse, no? Durante gli assalti crescono e si cioè diciamo l'onda delle emozioni è un po' diversa, no? Rispetto a un assalto di spada e un assalto di sciabola. Sì, come la vivi? Sono d'accordo, sono completamente d'accordo con te. Vedi che nella sciabola da un momento all'altro può cambiare tutto. In questo caso Gigi aveva recuperato, sembrava che ce la potesse fare, l'americano si è rimesso su e ha ripreso di nuovo le stoccate di vantaggio. Devo dire che la sciabola dà delle emozioni e delle sensazioni diverse da quelle della spada, ovviamente. È difficile da comprendere perché spesso non si capisce chi ha la priorità o chi meno, però per delle persone tecniche come può essere tu, come può essere chi parla di scherma in televisione, credo che sia bello vedere questi incontri di sciabola e soprattutto vedere come i ragazzi reagiscano e si comportino nelle situazioni più difficili anche. Conoscendo il tuo carattere, avresti fatto sciabola o no? No, troppa velocità, bisogna essere un po' più riflessivi nella vita. E prima la sincerità di Maurizio Randazzo, lo lasciamo alle foto di rito con la squadra italiana, con Luigi Samene, grazie al vicepresidente vicario della Federazione Italiana Scherma, che qui rappresenta appunto il vertice della FIS, il presidente federale Paolo Azzi, e ad Atene con la squadra di sciabola femminile.